Ciao a tutti, oggi sistemeremo il problema del fango nel pollaio, quindi buona visione. Per prima cosa ho liberato gli animali in modo da non rischiare di farli male durante i lavori e da avere più spazio per lavorare e stando attento ovviamente che i colombi non scappassero mentre avevo la porticina aperta. Poi ho iniziato lo scavo, uno scavo profondo circa 30 cm, spostando la terra dal lato destro al lato sinistro del pollaio, in modo da creare un dislivello tale che l'acqua piovana defluisca in questo solco che ho scavato, così da creare una zona asciutta e una zona bagnata del pollaio e non tutto bagnato. Poi ho protetto il pollaio con del plexiglass in modo che il legno non si bagnasse e nel caso l'acqua torni indietro. Gli animali così avranno uno spazio sempre asciutto durante periodi di pioggia intensa e per me sarà più facile rimuovere l'acqua. Eccoci qua, abbiamo appena finito il lavoro, come vedete si è creato un bellissimo dislivello e spero che questo metodo funzionerà per fermare il fango. Qua in teoria andrebbe messa la ghiaia e un dreno che poi metterò adesso, però non ho tempo per farlo, che sarà un tubo in PVC tutto forato che si collegherà a un tombinetto qua che provvederà a raccogliere l'acqua e poi magari più avanti potremo creare un sistema di riciclo dell'acqua piovana che da qua arriva nel dreno e tramite una pompa che attiverò manualmente andrà nel filtro del laghetto e si depurerà. Quindi sarà tutta un'idea molto bella che mi piacerebbe portarla appena riuscirò a finire questo benedetto laghetto e niente. Mi avete visto nell'ultima parte del timelapse che ero qua dentro, ho zappato tutto, ho messo un po' di segatura, ho tolto le cagate lì, un po' qua, ho pulito tutti i nidi. E come vedete, i miei animali hanno iniziato a fare le uova. Adesso abbiamo due galline in produzione e Neretta che ha iniziato a fare le uova, che sto mettendo da parte. Come vedete, ho fatto questo cosetto in modo che non mi va la terra sotto la porta. E niente, l'acqua si raccoglierà tutta qua. Poi provvederò a toglierla. Come vedete, gli animali sono sanissimi. Vedete, da quando ho sistemato il pollaio dentro, nessuno ha più avuto il raffreddore. Questo qua è molto importante, questo fatto. Infatti vedete che animali. Piumaggio perfetto, impeccabile, nonostante prima c'è il fango. Vi metto una clip di com'era prima che iniziassi il video. E cioè vedete che cambia radicalmente la situazione. E nonostante abbia così tanto fango nel pollaio, gli animali sono impeccabili. Guardate qua che piumaggio, perfetto. Questa qua era una fuori carriera. Vedete come la cresta si è ritirata. La cresta piena di liquidi inutili non vorrei dire tipo robe aggiunte nel mangime, comunque negli allevamenti per farle diventare grosse più velocemente possibile. Abbiamo Johnny, vedete che bei polloni che sono. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile più che altro. Adesso vediamo un pollo che vuole fuggire. Anche se non so perché, sono molto affamati adesso. E niente, ci vediamo al prossimo video. Li vado a dare da mangiare, se no mi saltano fuori dal pollaio. E niente, tutto questo, io vi saluto. Ciao.